Buonasera, bentrovati a tutti, grazie di essere qui con noi per questa nuova edizione del piccolo Festival dell'Essenziale, che come dice la parola stessa è un piccolo appuntamento ma con un grande obiettivo. Il grande obiettivo è quello di aiutarci a mettere a fuoco quello che in un'epoca così turbolenta, tra l'altro chi ha seguito un po' le notizie di oggi, di questi giorni, sa che il mondo è in fiamme, e quindi in un momento come questo aiutarsi a fissare che cos'è essenziale. Essenziale non solo per se stessi, ma anche da condividere con gli altri. Ogni anno facciamo questo lavoro, soprattutto attraverso l'espressione artistica, grazie alla promozione della Fondazione Claudi e al Centro Culturale di Roma e altri soggetti che ci aiutano, e lo facciamo perché ci interessa farlo, e lo facciamo attraverso alcune parole. Quest'anno abbiamo preso 4 parole, come sapete, cui dedichiamo la nostra attenzione, cui ci faremo guidare in qualche modo. Le parole di oggi pomeriggio sono la parola errore e incanto. Ma prima di iniziare i nostri lavori chiederei al Presidente della Fondazione Claudi, Massimo Ciambotti, che è un amico, di dirci qualche cosa e anche credo di farci vedere, se non sbaglio, un piccolo frammento, così capite meglio che cos'è la Fondazione Claudi. Grazie Massimo. Grazie Davide, buonasera a tutti. Porto i saluti ovviamente della Fondazione Claudi. Siamo giunti alla 4ª edizione di questo piccolo Festival dell'Essenziale, ma ricordo le prime, che si chiamava Educare la Bellezza, che sono state veramente preziose per il nostro cammino. Noi abbiamo 10 anni di attività. Questo 2016 per noi è una data molto importante, perché sono 10 anni che è morto il fondatore Vittorio Claudi, e sono 10 anni che la fondazione ha la sua attività operativa, diciamo. Questi 10 anni ne abbiamo fatte veramente, veramente tante iniziative, e ripensandoci non so come abbiamo fatto con le nostre poche forze, dall'atelier delle arti al festival di musica a Palazzo Claudi, al premio internazionale di poesia, alle varie mostre che abbiamo fatto in variate parti ormai del mondo, perché andremo tra l'altro in Argentina proprio tra pochi giorni, il 28 e il 1 novembre inaugureremo una mostra dedicata ad Anna Claudi, portando i quadri di questa pittrice a cui è dedicata appunto la fondazione. Ricordo che la fondazione è dedicata ad Anna Claudi, appunto, che era la madre del fondatore, di Vittorio, e al fratello invece del fondatore, che è un poeta, Claudio Claudi, del quale stiamo studiando tutti i testi, sia quelli poetici che quelli filosofici. Diciamo che veramente è stato un periodo molto bello, fertile, grazie all'aiuto anche di un comitato scientifico di altissimo livello, di cui fa parte appunto Davide. Io vorrei ricordare appunto Vittorio Claudi, ricordando che noi abbiamo allestito, e verrà inaugurata settimana prossima, il 22, proprio una mostra dedicata alla storia della famiglia Claudi, alla storia soprattutto di Vittorio, che è una storia un po' che ha dell'incredibile, perché da una piccola attività di farmacia, che è quella del padre, lui poi è diventato laureato, è diventato un medico chirurgo, e ha acquistato attraverso un'amicizia, la parola amicizia ricorre anche molto nella storia della famiglia, attraverso un'amicizia con Gaslini, a quell'epoca veramente un personaggio grandissimo, no? Degli anni 40, riuscì ad ottenere, avere delle entrature in banca e avere i necessari denari per acquistare una clinica, che poi è stata rivenduta a un prezzo molto, molto alto, ovviamente, quindi il suo capitale poi sarà cresciuto. Lui ha investito questo capitale in un'attività di impresa imprenditoriale per fare attrezzature sanitarie, e ha fatto tante di quelle invenzioni incredibili, soprattutto legate all'ospedale mobile, quindi a un'attività veramente benemerita, perché gli ospedali mobili da campo in situazioni di guerra o in situazioni di emergenza come terremoti o altro sono importantissimi, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Dopo la sua morte noi ci siamo trovati con non solo con un capitale finanziario, ma anche con un capitale, chiamiamolo umano, incorporato in questi nuclei chirurgici mobili, e abbiamo
investito subito nel portarli in Congo, e oggi queste attrezzature che incorporano veramente l'idea e il capitale umano di Vittorio sono perfettamente funzionanti in una area vastissima della Repubblica Democratica del Congo, che non è servita da altri ospedali. È un ospedale nuclei chirurgici, 8 nuclei chirurgici mobili collegati l'uno con l'altro, che formano un ospedale di una certa dimensione oggi, e questo dà assistenza e sollievo a tutte le vicende purtroppo umane di quel paese. E la mostra su Vittorio Claudi, io non mi dilungo molto, ricorda non solo le vicende della famiglia. Io ho portato qui un piccolo proprio filmato che ci illustra i personaggi della famiglia, che sono ovviamente il padre e poi il padre Adolfo, abbiamo detto la madre Anna, la pittrice, il fratello Claudio e un'altra sorella, Dina. Sono i personaggi di una famiglia, ripeto, che ha una storia incredibile, che è stata raccontata in un volume biografico che presenteremo proprio in occasione dell'inaugurazione della mostra. Il volume è Vivere con semplicità, pensare con grandezza. E questo volume biografico, che diciamo si può definire veramente come un libro d'arte, è stato scritto da due autori, un autore noto che è Luciano Gregoretti, l'altro è la sua compagna Maria Teresa Copelli. Abbiamo tra l'altro l'onore di averli qui con noi stasera, i due autori. E, ripeto, tra una settimana faremo questa inaugurazione. La mostra è intitolata 10 anni dalla morte di Vittorio Claudi, la poesia delle invenzioni e il riservo misterioso della bellezza. Un titolo un po' intrigante, ma l'abbiamo pensato lavorando appunto al contenuto della mostra, ci è venuto questo titolo. Io auguro a tutti voi di due giorni belli insieme in questa amicizia, appunto, in questa compagnia. Il programma è molto bello, ogni anno è sempre una riflessione in più, un pezzo di strada insieme, forse fermarci a riflettere insieme su alcune parole che noi magari usiamo e che molto, molto distrattamente ci scivolano via, come scivolano via parecchie volte anche le nostre giornate. Quindi riflettere su questi temi non può che farci bene. La Fondazione Claudi ha sempre curato, posto una grossa attenzione su questi momenti. Il premio di poesia, ma anche le stesse mostre, sono sempre occasione di incontro. Noi lo vediamo quando abbiamo fatto le mostre, tutto il ciclo del nord, in Francia, in Lussemburgo, in Belgio, e poi a Praga, a Stoccarda, adesso a Rosario. Incontriamo sempre tante persone, è un'occasione grossa di incontro e anche di confronto, e questo è sicuramente lo scopo, potremmo dire, di una fondazione che ha una finalità di carattere culturale, con la cultura con la C maiuscola. Io pregherei quindi di mandare questi 3 minuti di video.